Sì, Matteo, buonasera, buonasera. Sei qua su bluradio.net e anche sui 98.500 della Regione Puglia, però ci ascoltano da tutta Italia, anzi no, da tutto il mondo, grazie al nostro sito, quello che anche tu in questo momento stai ascoltando, quello cioè di www.bluradio.net. Da dove ci chiami esattamente? Anzi, dove ti abbiamo beccato esattamente? Io sono a Piacenza, in questo momento sono qui nel mio studio a Piacenza, che stavo appunto finendo di lavorare alcune mie produzioni e poi avrei mangiato un boccone, insomma. Va bene, allora ti manteniamo un attimino a dieta perché dobbiamo parlare con te. Abbiamo questa esigenza grazie logicamente al nostro sponsor, quello di www.davidendoi.it, il nostro amico comune Davide, vero? Certo che salutiamo, una delle agenzie più conosciute che ha diversi artisti emergenti e non, e gli rivolgiamo un grande saluto al grande Davide. Va bene, allora Matteo, ho letto un po' la tua biografia, però mi farebbe piacere sentirlo dalla tua voce. Hai incominciato a suonare a che età? Diciamo che a soli 12 anni mi sono esibito di fronte, diciamo, a un pubblico, mentre poi è stata la prima esibizione, mentre poi a 16 ho iniziato poi a collaborare come DJ supporter in diversi club piacentini, perché io sono nato a Piacenza, quindi ho iniziato nei primi club piacentini. Nel 2000 ho la fortuna di essere notato da un grande Umberto Benotto, dall'agenzia di Benotto, la Benotto DJ Team, e inizio così a lavorare in club in tutta Italia, come l'Hollywood di Milano, il Lotus di Milano, lo Square, il Sonnambula di Piacenza, l'Avila, l'Alcatraz, fuori lo Salso Maggiore, Dogana Serafini, Zero, potrei citarne tanti altri, Como, Continental, Caprice, Sole Luna, e niente, attualmente sono resident all'Alcatraz Club di Voghera, che fra l'altro saluto tutto lo staff dell'Alcatraz che magari sta anche ascoltando. E niente, poi piano piano, insomma, nel 2010 mi chiamano per un'esibizione con il grande Alex Gaudino Eccolo. in Svizzera, all'Arena Live in Svizzera, quindi la mia prima volta all'estero. E poi ho avuto, sempre grazie a Benotto, una collaborazione con Radio 105, uno sponsor della Jack Daniel. Radio 105 sponsorizza e fa questa data a Rimini, dove io seguo, diciamo, questo evento come DJ, e nel frattempo inizio a muovere, insomma, un po' i primi passi come produttore, come autore di diversi brani, e inizio così anche parallelamente anche la mia carriera, diciamo, di produttore, piano piano, insomma. Da lì iniziano poi le mie produzioni, inizio a conoscere per caso questo cantante Jean Diarra, che diventiamo Sì. subito amici, che ha una voce spettacolare, che lui arriva da un grande successo del 2008 di Ninna Tora, successo Vero, vero. a livello internazionale. Diventiamo amici, iniziamo a collaborare, da lì nasce subito un grande feeling a livello lavorativo e nasce subito Fire, un brano che attira subito l'attenzione di DJ Gabri Ponte, perché noi iniziamo a mandarlo un po' in giro a sentire questo brano. Gabri Ponte, attirato da questa produzione, decide di produrlo, ci invita da lui nel suo studio e lo conosciamo, quindi facciamo un contratto con lui, e il brano esce con la sua etichetta grazie a una sua collaborazione. Lui decide anche di remixare, di fare una sua versione, di entrare anche nel progetto col suo nome, quindi il progetto poi diventa Matteo Maddè featuring Jean Diarra vs Gabri Ponte, proprio marcato col suo nome, progetto che già oggi come oggi vanta più di 600.000 visite su YouTube, quindi è un progetto che diciamo è stato conosciuto in tutta Italia. Purtroppo non è stato è stato licenziato pochissimo all'estero, è rimasto in Italia, però in Italia ci siamo tolte qualche soddisfazione, è entrato anche nella compilation di Radio 105, la Sì, Panico Paura sì, compilation. sì, sì, sì. E niente, da lì poi sono partite
diciamo, è partita un po' la mia carriera di produttore, collaboro tuttora anche con Jean, e poi ho fatto altre collaborazioni, altri brani, ultimamente, poi sempre con Jean, c'è stato Ready People, che è uscito con etichetta Saifa, hanno collaborato DJ internazionali Lanfranchi e Farina, che hanno collaborato a remixare il brano, e poi è uscito con la loro etichetta Saifa. Ultimamente ho curato un progetto molto carino con, insieme a Dario Tanghetti, percussionista, con uno dei più conosciuti in tutta Italia, che segue i tour di Giotti Vannelli, che saluto, ciao Dario. E abbiamo insieme, gli hanno dato vita a questo progetto che si chiama The Ritmo Loco, quindi Matteo Madè featuring Tango. Ti ascolteremo dopo la tua, dopo il nostro colloquio. Volentieri. È già stato licenziato in Germania e anche in Russia, quindi siamo contenti perché, diciamo, uno dei primi brani che ha superato l'Italia è arrivato all'estero, Russia e Germania, siamo soddisfatti. Anzi, ringrazio Rino Filippin, che è il nostro editore, e la Millville Music, che cura le edizioni di questo prodotto che è The Ritmo Loco. Ringrazio anche Ubi, Alessandro Weber, che è mio musicista attuale, col quale collaboro nei progetti. In cantiere, adesso, c'è una nuova produzione, sempre con Jean, sempre con il mio musicista Ubi, Alessandro Weber, e sempre con Jean stiamo lavorando un nuovo brano, posso solo dire che si chiamerà Moonlight Shaker, questo sarà, credo, il titolo, se non cambiamo idea questo sarà il mio prossimo brano che sto finendo, insomma. D'accordo, va bene, non promettiamo niente, chissà se uno dei prossimi giovedì sentiremo anche la voce di Jean. Sì, potrebbe anche essere, lui adesso è a Londra, quindi magari è un po' più difficile. Però io ci sentiamo regolarmente perché collaboriamo, lui adesso è a Londra, abita là, quindi sarà un po' più difficile rintracciarlo, ma spero per voi ci riusciate, insomma. Sì, ma sicuramente, poi sai, Davide ha le mani, ha collegamenti dappertutto, quindi lui quel che vuole lo ottiene, è fatto così il nostro grande Davide. Allora Matteo, c'è qui ospite il nostro DJ locale, DJ Molla, che vuole farti una domanda, prego Molla. Buonasera. Ciao Molla, piacere. Piacere di conoscerti. Senti, una domanda, i tuoi primi piatti di DJ, quali sono stati? Allora, io ho iniziato negli anni 90, quindi sono stati i Technics 1200, quelli classici che usavano un po' tutti quando andavo al vinile, insomma. Ero giovanissimo, iniziavo così a comprare i primi vinili che tuttora ho tenuto, quindi diciamo un po' è rimasta la collezione dei vinili anni 90, no? Non si buttano mai. No, sono storici. Purtroppo non ho avuto più la possibilità di riutilizzare perché i locali oggi come oggi utilizzano tutti i supporti che ormai MP3... Non tutti. CD, vinili si trovano raramente, però vabbè, insomma, ormai la digitalizzazione è ormai arrivata a tutti, quindi il futuro bisogna essere avanti, come si dice, insomma. Matteo, cosa vuoi fare da grande? Da grande, guarda, io spero proprio di riuscire a realizzare questo mio sogno di fare solamente il DJ produttore e girare il mondo, far conoscere la mia musica alla gente, alle persone, essere sempre protagonista degli eventi, insomma, che mi danno soddisfazione, soprattutto a livello personale, perché questo è il mio lavoro e questo sento che è la mia vocazione, è quello che voglio fare, insomma. Non è facile perché, sai, c'è molta concorrenza e è dura, la crisi si fa sentire anche in questo ambiente, insomma. Senti, da queste parti capiti mai? Vieni qualche volta? Da voi, voi siete come zona precisa, che non mi ricordo in bene. In Puglia, di Taranto? Ci sono stato in vacanza anche 2 anni fa, non l'estate questa, quella passata, esattamente vicino, più o meno, forse vicino al Gargano, Margherita di Savoia. Ho capito, sì. Margherita sì. di Savoia. Ecco. Ci sono stato in vacanza, ma devo dire non ho mai avuto la fortuna di venire a...
a fare qualche data, anche se devo dire che i miei brani, soprattutto Fire, ha avuto molto successo soprattutto in Bassa Italia, quindi Puglia, Sicilia, Calabria, diciamo è stato, ha avuto un riscontro molto molto positivo, infatti mi contattano tuttora, mi hanno contattato gente su Facebook per farmi complimenti, soprattutto dalla Puglia, dalla Sicilia e dalla Calabria, perché Fire ha avuto successo molto in Bassa Italia più che al nord, però soprattutto per una serie di eventi non c'è mai stata l'occasione di chiudere delle date. Sì, ci sono state richieste, devo essere sincero, però poi alla fine non è andato mai in porto nulla. Spero che magari più avanti ci sarà l'occasione, anzi mi farebbe molto piacere. Va bene, come farà piacere anche a noi, se dovesse andare in porto uno di questi accordi, vieni qua negli studi di Blu Radio e facciamo una chiacchierata così a quattro occhi, tanto non ci ascolta nessuno. Certo, certo, molto volentieri, molto volentieri. Va bene Matteo, noi ti ringraziamo, ci risentiremo quanto prima, speriamo di vederci quanto prima, un grosso in bocca al lupo per i tuoi capolavori, già lo anticipiamo, e che dire, vuoi salutare i nostri ascoltatori? Sì, saluto tutti, invito tutti a seguirmi nel mio Facebook Matteo Madè oppure nel mio sito www.matteomadè.it. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti.